chef Italo Ferri questa sera, protagonista dello show cooking per il GAC Costa dei Trabocchi. Tre piatti presentati molto graditi, che cosa ci ha cucinato? Allora, una tartara di scorfano con pinoli e olive e abbiamo messo sopra un carciofino locale. Poi come primo piatto abbiamo fatto un ristretto di brodetto in bianco e con gnocchi e gnocchi e crostacei, e per secondo, come secondo piatto il tipico brodetto di pesce locale, ecco. Per i puristi precisiamo che la padella utilizzata era semplicemente una necessità per i fornelli, poi noi siamo andati a sbirciare in cucina con i cocci, quindi insomma, perché ha utilizzato questo tipo di padella? No, cucinavo con piastra in induzione. Queste non le posso dire, spiace, consumo tanto di quella corrente, mi fa scattare tutto qua. No, è il nostro, è il, anzi quest'anno ti dico la sincera verità, ho dovuto lavorare molto anche con le padelle di alluminio, mi dispiace tanto, lo sai perché? Perché per le richieste che ci stanno di brodetti, che poi sai, uno il brodetto vuole gustarlo da solo, li ho dovuto fare in padelle di alluminio, perché quelli di coccio non ce la facevo arrivare, perché io ho 60 tegami di coccio cada uno e poi c'ho un'altra ventina, e superavo questo qua, dice guarda non c'è più, dice no ce l'abbiamo in alluminio, alla fine anche con quelli abbiamo cucinato. L'importante però sono quelli che sono gli ingredienti, no? Parliamo del brodetto, i pomodori, i peperoni e poi il pesce. Io penso che sì, tutta roba di buona qualità, di ottima qualità. Ripeto che per me il pomodoro è la base principale, oltre che parliamo sempre di pesce fresco, olio buono, però per me chi fa il brodetto è il pomodoro. Qui siamo poi in una zona che si affaccia sul mare, sul porto, può controllare quando rientrano le barche che portano il pesce. No, pesci che poi abbiamo visto sono molto semplici, l'importante è saperli usare bene. Sì, allora adesso abbiamo il fermo biologico, però io mi vedo sempre quelle barchette piccole da diporto, cioè questi che fanno il lavoro di barchette che vengono. Certo per il nostro fabbisogno è inutile che stiamo a fare delle volte dei casini perché il pesce non è chilometro zero. 0,500 o non so perché sia. Oggi per il fabbisogno vi posso testimoniare che io uso anche prodotto che viene dal Tirreno, ma oggi uno che parte la mattina alle 5 dal mercato di Terracina ad esempio, mi arriva qui alle 7 di mattina col pesce che vivo, io non lo so quale tipo, anzi come qualità di pesce, e sicuramente di là lo trovo molto più di qua, anche perché l'Adriatico purtroppo non può offrire più quel pesce che offriva forse una volta, e per il nostro fabbisogno siamo costretti a prendere questo, però ripeto, sempre di ottima qualità, questo è sicuro. Prima nel preparare i piatti e nel raccontarli diceva che ogni volta lo cucina ma il piatto in modo diverso, lasciando l'interpretazione, quella che è la fantasia, che poi in cucina diciamo forse è tutto. Ma guarda, qui di fantasia alla fine non è che, sì, delle volte sulla cucina mia, sul mio tipo di ristorante, io sì, potrei anche metterlo alla fantasia o studiare, fare degli accorgimenti più mirati su queste cose qua, ma io per il modo di cui noi lavoriamo, cioè il nostro locale, cioè noi delle volte serviamo 70, 80, 90, 100 persone sia a pranzo che a cena, per il fabbisogno delle volte non possiamo troppo attenerci a dei coppa pasta o chi altro, però il prodotto sicuramente esce sempre di alta qualità, questo è sicuro, perciò alla fine noi offriamo sempre un prodotto ottimo e che buono. Anche perché poi abbiamo visto che in cucina ci sono le telecamere, in sala si vede quello che si sta cucinando, quindi diciamo uno show cooking tutte le sere. Sì, bravo, ecco, tutte le sere, ma infatti la mia interpretazione era proprio quello, il fatto di far mettere una televisione. Io volevo fare una cosa a vetro, poi ci ho pensato, perché ce l'avevano mi sa un po' in tanti, e allora io mi è venuta in mente questa cosa qua di fare questa televisione, e devo dire che è molto apprezzato. Io ho sempre sentito il bisogno che il cliente capisse che cosa si fa in cucina, cioè la ristorazione oggi per chi lo fa in modo professionale è una cosa seria, la ristorazione non si può fare in un modo così, giusto per dire, io non la condivido questa cosa qua, penso che molta gente delle volte sento dire ah io nel ristorante non ci vado, io penso sono persone sicuramente che non sanno che cosa significa lavorare in un ristorante, dentro una cucina, perché io ho la fortuna di avere dei collaboratori bravi, validi e sicuramente amanti del loro lavoro. Questa è per me è la cosa più importante.